Il mercato azionario cinese nelle ultime settimane ha perso tra il 20 e il 30%, attirando così l'attenzione di molti investitori che si sono subito lanciati a scriverci chiedendoci: ma conviene adesso investire nel mercato azionario cinese? E soprattutto, con quale ETF posso investire nel mercato azionario cinese? E allora, eccoci qui, pronti a parlare del mercato azionario cinese. Vedremo in questo video insieme tre ETF interessanti per investire nel mercato azionario cinese, vedremo la differenza, le differenze di questi tre ETF, vedremo qual è poi il migliore e soprattutto, importante, rimanete fino alla fine del video perché andremo a vedere se come si investe nel mercato azionario cinese, quanto investirci e come comportarsi per non rischiare di fare grossi danni, perché se investiamo in maniera irresponsabile rischiamo di fare veramente grandi danni. Ah, prima di iniziare, se ti interessa il mondo degli investimenti e quello degli ETF, allora non puoi perderti l'ETF Day, una serata dedicata interamente al mondo degli ETF e degli investimenti, completamente gratuita, dove ci sarà tra l'altro un ospite speciale in collegamento da New York. Non ti dirò chi è perché lo scoprirai direttamente all'evento il 28 settembre alle 18:30. Qui sotto in descrizione ti metto il link, cliccaci, iscriviti, è gratis, non perdere assolutamente questa incredibile opportunità. Eccoci qua ragazzi, allora, insomma, nelle ultime settimane sicuramente avrete sentito parlare di Cina, tutto quello che sta succedendo, non voglio entrare in merito di tutte le vicende politiche economiche che stanno riguardando la Cina e le aziende cinesi. Quello di cui voglio parlarvi nel video di oggi sono degli ETF per investire, per esporci nel mercato azionario cinese e capire se questo è il momento adatto per iniziare a investire nel mercato azionario cinese. Che cosa è successo? Insomma, ci sono state un po' di turbolenze politiche cinesi e il mercato azionario cinese è andato a perdere, a seconda del tipo di mercato, tra il 20 e il 30-35%. Un mercato che perde il 20-30-35% ha attirato inevitabilmente l'attenzione di molti investitori che nella loro testa hanno iniziato a pensare: allora questo è il momento di investire perché così faccio soldi, faccio un mucchio di soldi. In realtà questo non è il modo principale per investire. Lo vedremo dopo aver visto prima questi tre ETF. Dopo andremo ad approfondire se è il momento per investirci immediatamente oppure magari aspettare, non aspettare, quanto investirci. Insomma, lo approfondiamo tra poco nel video. Prima vediamo questi tre ETF che ho selezionato per voi. Nell'ordine andremo a vedere un iShares MSCI China A, un Xtracker MSCI China e poi il terzo ETF è un ETF che replica l'indice CSI 300. Andremo a vedere tra poco le differenze, in che cosa investono e come si comportano questi ETF nelle loro caratteristiche nel dettaglio. Prima cosa da dire, tutti e tre gli ETF permettono di esporsi al mercato azionario cinese, ma hanno delle importanti differenze. Infatti il mercato cinese è molto ampio, molto vasto e diverso anche per certi aspetti rispetto al mercato europeo. Le aziende cinesi, per esempio, possono essere quotate sull'indice, sulla borsa di Shanghai in renminbi cinesi, oppure possono essere quotate sulla borsa di Hong Kong in dollari di Hong Kong. Quindi già vediamo che, ad esempio, in base alla borsa dove vengono quotate, dove si quotano, può esserci una bella differenza, ad esempio, valutaria. Oltretutto poi ci sono decine di ETF che permettono di esporsi a diversi indici cinesi, perché come ad esempio lo abbiamo anche in America, c'è l'S&P 500, il Nasdaq, abbiamo il Dow Jones, abbiamo il Russell 2000, il Russell 3000, il Russell 1000. Anche in Cina abbiamo diversi indici che gli ETF vanno a replicare, a copiare, che hanno delle composizioni interne diverse. Ci sono indici che hanno soltanto quote di aziende di classe A, altre soltanto quote di aziende quotate ad Hong Kong, altri che prendono le prime 50 aziende per capitalizzazione, altre che ne prendono le prime 300, altre che prendono tutto il mercato cinese. Insomma, lì fuori c'è una vera e propria giungla di indici cinesi. Allora, in quali andiamo ad investire? Come sempre, in questo caso, la diversificazione è il miglior approccio che possiamo avere, l'approccio, tra virgolette, meno rischioso.
come ad esempio in America, dove possiamo investire nell'S&P 500 che comprende le prime 500 aziende per capitalizzazione americane, anche in Cina possiamo prendere ad esempio indici che hanno le prime 300 aziende per capitalizzazione, quindi quelle più grandi e più liquide di tutto il mercato cinese. Ovviamente questa scelta è preferibile rispetto ad un indice cinese che al suo interno ha solo le prime 50 aziende per capitalizzazione, perché inevitabilmente un indice con 50 aziende è più concentrato rispetto ad un indice con 500 aziende. Dall'altra parte però dobbiamo fare anche attenzione a il peso specifico che hanno le singole aziende dentro l'indice, perché noi potremmo avere anche un indice con 300 aziende al suo interno, ma se poi c'è un'azienda, due aziende che pesano il 20, 30, 40%, anche lì la diversificazione viene un po' meno, in quanto il risultato finale dell'ETF è influenzato in gran parte dall'andamento di una, due, tre o poche aziende, che se vanno male rischiano di compromettere tutto il basket di titoli in cui andiamo ad investire. Quindi per investire nel mercato azionario cinese non basta dire ok, prendo un ETF qualsiasi. Gli ETF che investono nel mercato azionario cinese sono profondamente diversi. Infatti possiamo vedere ETF in questo momento che hanno avuto rendimenti molto buoni negli ultimi anni e ETF addirittura sempre sul mercato cinese che hanno avuto rendimenti negativi. Ma come, sempre il mercato cinese, eppure alcuni hanno avuto rendimenti positivi ed altri negativi? Sì, perché le aziende presenti al loro interno sono diverse. Tutti e tre gli ETF che andremo a vedere in questo video sono tra i più grandi e più liquidi che ci sono in circolazione sul mercato azionario cinese, sono anche quelli più anziani. Il primo è stato quotato nel 2015, il secondo nel 2010, il terzo nel 2012. E il primo raggiunge quasi 2 miliardi di massa in gestione, il secondo 1 miliardo e mezzo, il terzo circa 1 miliardo e 3. Numeri che non proprio tutti gli ETF possono permettersi di avere. Quindi sono molto grandi e soprattutto anziani come ETF. Tutti e tre gli ETF sono ad accumulazione di profitti, quindi i dividendi che pagano le aziende al loro interno vengono reinvestiti nelle quote dell'ETF stesso e non distribuiti agli investitori, e i primi due sono a replica fisica mentre il terzo è a replica sintetica. La differenza non te la posso spiegare in questo video perché altrimenti durerebbe 16 giorni, ma se ti iscrivi all'ETF Day nell'area riservata, che è sempre gratuita, troverai un corso di base per investire in ETF che è sempre gratuito, quindi approfittane, lo trovi qui sotto in descrizione al video, ci clicchi nel link, ti registri gratis, entri e sfrutti tutto il materiale che ti abbiamo messo a disposizione. A livello di andamento del prezzo degli ETF notiamo delle belle differenze. Il primo e il terzo in realtà sono uguali, si muovono allo stesso modo. Perché? Perché investono nelle stesse identiche aziende. Investono in degli indici che sono identici. Se gli indici che vanno a replicare sono identici, chiaramente anche l'andamento degli ETF è uguale. Quindi di fatto primo e terzo ETF sono praticamente identici in quello in cui investono, anche se poi hanno delle differenze che vedremo tra poco. Quello che è diverso invece è il secondo ETF. Il secondo ETF, in quanto ad andamento, è stato molto diverso rispetto al primo e il terzo. Solo nell'ultimo anno possiamo infatti vedere che il primo e il terzo hanno avuto una performance di circa il 20%, mentre invece il secondo è stato più o meno sulla parità. Quindi c'è stata una bella differenza. Se andiamo a prendere i rendimenti di lungo termine, in realtà c'è differenza anche tra il primo e il terzo, anche se investono nello stesso indice. Il primo infatti ha avuto una performance del 67%, mentre il terzo dell'85%, che non è una differenza da poco, soprattutto se stiamo comprando le stesse identiche cose. Dove sono andati i profitti che il primo non ha dato agli investitori? Beh, semplicemente la differenza in questo caso sta nella struttura dell'ETF. Il primo investe proprio nelle aziende che compongono l'indice, quindi le acquista proprio quelle aziende, è un ETF a replica fisica, mentre invece il terzo è un ETF a replica sintetica, quindi non è che acquista proprio le quote di quelle aziende, ovviamente non dovendole acquistare, rivenderle e riadattarle all'andamento dell'indice sottostante. Il secondo ETF ha dei costi di gestione più bassi quando è alla fine rispetto al primo ETF, e questo alla lunga pesa come differenza. Infatti il terzo è stato decisamente migliore rispetto al primo. Ovviamente però stiamo
parlando di due ETF diversi nella struttura, una replica fisica, l'altra replica sintetica. Anche per quanto riguarda il rapporto tra rendimento e rischio abbiamo tre situazioni diverse. Il terzo risulta essere il migliore, con un rapporto tra rendimento su rischio di 0,63. Il primo, che è quello intermedio, che ha avuto un rapporto tra rendimento e rischio di 0,53. E poi ultimo in classifica, ossia quello che ha prodotto il minor rendimento in funzione del rischio sostenuto, con un rapporto rendimento-rischio di 0,43, risulta essere appunto il secondo. Per cui se dovessimo fare una classifica di questi tre ETF, il terzo risulta essere il migliore, poi abbiamo il primo e infine il secondo. Le differenze dove stanno? Le differenze stanno nell'andamento dei titoli che sono all'interno di questi ETF. Se andiamo infatti a vedere le principali componenti di ciascun ETF, possiamo vedere che nel secondo ETF ci sono due titoli che hanno un peso molto importante, Tencent e Alibaba, che hanno un'esposizione superiore al 10%. Questo vuol dire che il secondo ETF risulta essere molto concentrato su aziende come Alibaba e Tencent, che negli ultimi mesi sono state tra l'altro anche quelle più penalizzate. Dall'altra parte invece vediamo che le principali aziende presenti nel primo e nel terzo ETF non sono né Alibaba e neanche Tencent, ma sono delle aziende proprio cinesi che qui nel mondo occidentale molti di noi neanche conoscono. Tra l'altro possiamo vedere che c'è una maggiore diversificazione a livello di aziende, infatti nel primo e nel terzo ETF non c'è nessuna azienda che pesa più del 5%, quindi non c'è rischio specifico in nessuna azienda, concentrato in nessuna azienda. Fatta questa panoramica su 3 ETF, su come investire nel mercato cinese, che spero ti sia piaciuta, andiamo a vedere un attimo un po' di formazione a livello di investimenti, di educazione finanziaria. Conviene investire adesso nel mercato cinese? Questa è una domanda che si stanno facendo in tantissimi e ce la fate in tantissimi. La risposta è: dipende. Non dipende dal momento storico in cui viviamo, dipende dal vostro portafoglio, dalla vostra situazione finanziaria, dai vostri obiettivi di investimento, dalla vostra tolleranza al rischio, dai vostri orizzonti temporali. Magari siete già esposti al mercato cinese, non con un singolo ETF, ma con un ETF globale all'interno del quale sono presenti anche i mercati emergenti e quindi anche la Cina. Quindi molti di voi magari hanno già un'esposizione sul mercato cinese e non hanno bisogno di incrementarla ulteriormente, perché già ce l'hanno. Quando si inizia a pianificare per i propri obiettivi di investimento e per la propria tolleranza al rischio, ecco fatto che quello che andiamo a scegliere, su cui investire, non dipende da quello che succede fuori sul mercato, ma dipende solo da noi. E allora, ci sta bene il mercato cinese nel nostro portafoglio? Se ci sta bene ce lo mettiamo, e se non ci sta bene non ce lo mettiamo. Ok? E non serve andare a prevedere il mercato, che cosa succederà domani, tra un mese, tra un anno. Dipende solo e soltanto dal nostro portafoglio. Se noi dobbiamo fare una torta al cioccolato, voglio dire che ci sono le alici in offerta al supermercato. Le alici possono stare in offerta quanto volete, possono anche regalarle, ma nella torta al cioccolato le alici non ci stanno bene. E se ci mettete le alici che avete comprato a sconto, la vostra torta viene una schifezza. Ecco, lo stesso succede nel mondo degli investimenti. Questo perlomeno nella parte, si dice, core del portafoglio, nella parte principale del portafoglio, dove non possiamo permetterci di compiere errori e di fare scommesse che poi risultano essere sbagliate. Nella parte invece tattica del portafoglio, ossia nella componente più piccolina del nostro portafoglio, lì possiamo andare a fare un po' di market timing, divertirci un po' a prendere qualche possibile opportunità che si presenta, ma mi raccomando, deve essere ridotto al minimo, perché se sbagliamo andremo così a limitare i danni. Se invece avremo ragione, ci godiamo un po' di extra rendimento. Quindi mi raccomando ragazzi, nessuna scommessa con la parte centrale, core del portafoglio. Con l'altra parte invece, quella più piccolina, possiamo allora andare a decidere di muoverci un po' di più. In questo momento, se conviene o no investire nel mercato cinese, nessuno ve lo potrà dire, perché nessuno sa quello che succederà nei prossimi anni. Però indubbiamente acquistare un mercato, non un singolo titolo, ma un mercato, quando i prezzi sono scesi del 20-30%, è indubbiamente meglio che non prenderlo sui massimi, tanto per capirci. Mi raccomando però, investite in maniera responsabile, perché altrimenti diventate dei giocatori d'azzardo. Se volete imparare di più sul mondo degli ETF e degli investimenti, non mancate all'ETF Day il 28 settembre alle 18:30 per iscrivervi gratuitamente. Qui sotto in descrizione vi metto il link, ci cliccate, vi registrate, vi prendete dei contenuti gratuiti già registrati, come un corso di base per imparare ad investire in ETF, e in più il 28 settembre vi godrete lo spettacolo. Ci sarà anche un ospite esterno da
New York che verrà soltanto per voi, quindi non mancate per scoprire anche chi sarà questo ospite. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, di cose ne abbiamo viste veramente tante, spero che vi siano piaciute. Ditemi qui sotto nei commenti se avete già investito nel mercato cinese, quale ETF avete scelto, come sta andando, insomma ditemi un po' la vostra. Se il video vi è piaciuto cliccate sul tasto col pollice all'insù, se no cliccate su quello all'ingiù, è uguale, basta che ce lo fate sapere così continueremo a farne degli altri. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo all'ETF Day e al prossimo video. Ciao!